Ciao a tutti ragazzi, appena arrivato a Recuaro Terme e fra poco partirò per questo anello sulle contrade alte di Recuaro Terme. Recuaro Terme, in provincia di Vicenza, situato nell'alta valle del Lagno ai piedi delle piccole Dolomiti. È una nota località montana, celebre per le sue acque termali. Vi propongo oggi un'escursione semplice e tranquilla. Dal centro di Recuaro Terme bisogna arrivare alla contrada Tezzetta. Da lì cominciano i 400 metri di dislivello che portano alle contrade di Santa Giuliana. Proseguite la tranquillissima strada asfaltata e troverete moltissime contrade, luoghi davvero particolari, di grande interesse storico. Si arriva poi sulla strada del Passo Xon. Si scende fino a Recuaro completando l'anello. Il percorso richiede circa 4 ore, soste escluse. Questa è veramente un'interessantissima escursione. Siamo ai piedi delle piccole Dolomiti, in particolar modo del Sengio Alto. E lo si vedeva molto bene anche della strada provinciale che mi ha portato fino a Recuaro. Davvero bello il centro di Recuaro. Era da un po' che non ci venivo in realtà. Ed è sempre piacevole, anche perché comunque questo è un punto di notevole importanza per le escursioni nelle piccole Dolomiti. E Recuaro secondo me ha bisogno di essere rilanciato e spero nel mio piccolo, con questi video informativi, insomma, di poter valorizzare un po' questi luoghi che secondo me sono molto belli. Tutti questi insediamenti risalgono all'epoca dei Cimbri, che sono un popolo di origine bavarese. Ogni contrada ha la sua fontana, il suo capitello, e le contrade più grandi hanno perfino la chiesa. Si riesce a distinguere molto bene il Civillina e il Monte Scandolara, separati dal Passo del Colombo. È davvero molto interessante vedere le montagne da angolature diverse. In questo percorso ci sono solo 400 metri di dislivello e la prima parte è quella più dura, insomma, fino ad arrivare alla chiesetta di Santa Giuliana. Anche il sole, partire con le nuvole, con la nebbia e dire: ma chi me lo fa fare oggi di partire? Ma chi me lo fa fare? E poi a un certo punto del percorso esce fuori il sole e non so, sembra quasi un segno. Ma io mi chiedo, c'è qualcosa di meglio di una visuale del genere? Da questo versante invece abbiamo sempre il gruppo del Carega e poi abbiamo il passo di Campogrosso e questo è il Sengio Alto, cima delle Ofre, Baffelan e Cornetto, e questo è il grandissimo massiccio del Pasubio, mentre questo è il gruppo del Novegno. Bellissima davvero la contrada Santa Giuliana di sopra, con il colle che davvero mi ha stupito in una maniera incredibile. E ora, seguendo la strada asfaltata, mi sto dirigendo nelle prossime contrade. Davvero sembra di essere in un altro mondo. Thank you.
ragazzi, fatta anche questa escursione, veramente bella, piacevole e molto molto rilassante. Quindi da Recuaro Terme è tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ricordate di lasciare un like e di iscrivervi al canale toccando l'immagine. Ciao ragazzi, alla prossima, ciao!